Cari amici di Ijo Pindao, a volte ci facciamo anche noi delle domande in merito all'origine dei vini, chiaramente. In questo caso ci stiamo chiedendo, ma il Merlot, siamo sicuri che non sia nato in Italia? È una domanda che ci stiamo facendo qui con Nadia Lavinia. Di fronte a una bottiglia di Merlot della cantina Ermacora, siamo in Friuli, Venezia Giulia, e c'è una disputa in corso sulla nascita di questo Merlot. In corso, è vero, c'è una disputa in corso riguardo a una varietà che è sicuramente considerata internazionale, si produce in diverse parti del mondo, ma storicamente, se andiamo ad affrontare, a ricercare le radici in Friuli Venezia Giulia, non possiamo non affermare che nel nostro territorio c'è sempre stato come varietà di rosso questa presenza importante della varietà del Merlot. In quale parte del Friuli siamo? Ci troviamo in provincia di Udine, all'interno di una zona collinare. Si chiamano colline molto dolci, per cui vanno dai 100 ai 150 metri sul livello del mare, però queste colline ci permettono di produrre un determinato tipo di qualità. Abbiamo delle esposizioni al sole particolare, il tipo di suolo, abbiamo una ponca o marna argillosa che ci permette di avere un risultato per quanto riguarda la produzione vinicola con vini corposi, corpulenti, che hanno delle spalle importanti. Abbiamo trovato proprio riscontro in Cina in questo senso riguardo ai nostri rossi, ovviamente anche ai nostri bianchi, che hanno delle gradazioni che incontrano il piacere proprio del palato cinese. Ecco, quindi andiamo ad abbinare bene questo Merlot ai piatti della cucina. Ce n'è uno in particolare che ti è rimasto impresso, che ti è piaciuto particolarmente? Allora, un piatto particolare per quanto riguarda la cucina cinese, sicuramente il montone, questa carne di pecora, maschio della pecora, che viene cucinata molto lentamente, stufata e quasi caramellata all'esterno. Ha un sapore abbastanza forte, ma la fibra è veramente tenera. Facciamo un saluto ai nostri amici di Ijo Pindao, chiaramente in cinese li salutiamo. Kanpei!